È in gravi condizioni agli ospedali civili di Brescia, il centauro 36enne finito in un burrone è accaduto a Capo di Ponte. Un prestito al 444% di interesse, un albanese e un italiano sono finiti nei guai con l'accusa di usura ed estorsione. Tante iniziative per domenica 12 maggio, tra Brescia, bici blu e biglietto unico su metropolitana e bus. Ultima di regular season, stasera per il Brescia alle 20 scende in campo a Bari, Maran vuole vincere. Siamo una banca fatta di persone, per le persone. Abbiamo radici forti e solide. La fiducia dei nostri clienti è la nostra forza. Da oltre 125 anni, vicini a imprese e famiglie. BCC Agro Bresciano, sempre al tuo fianco, per costruire un futuro migliore. Buonasera dal telegiornale, la cronaca anche stasera purtroppo in primo piano con un altro incidente stradale grave, fra l'altro la vittima è un centauro, è finito fuori strada, caduto nel burrone. Andiamo sul nostro giornale online e vediamolo insieme. È stato ricoverato in codice rosso questo pomeriggio intorno alle 15 agli ospedali civili di Brescia. L'incidente è accaduto in, come potete appunto vedere ora, eccolo qua, che si ricarica la pagina. Dicevamo a Capo di Ponte, è accaduto intorno alle 15, un 36enne caduto in un canalone mentre stava facendo motocross, ha riportato un trauma al bacino e all'arto inferiore. Sul posto intervenuti il soccorso alpino, l'elisoccorso, i sanitari l'hanno portato, come vi dicevo, al civile, nell'ambulanza, in codice rosso. Le altre di cronaca, 444% di interessi, quanto era costretto a pagare un imprenditore che si è ribellato agli usurai. Avrebbero prestato un imprenditore bresciano in difficoltà economiche 18.000 euro, peccato che poi abbiano anche preteso la restituzione di ben 88.000 euro. Questo significa un tasso usurario del 444,44%. La Guardia di Finanza di Brescia ha eseguito due misure cautelari nei confronti di altrettante persone, un albanese e una italiana, con le accuse di usura e di estorsione. I due complici, quando la loro vittima era ormai indebitata e non riusciva a saldare il prestito aumentato degli interessi, la minacciavano pesantemente. Le indagini delle Fiamme Gialle hanno permesso di ricostruire anche un secondo episodio simile, avvenuto circa un anno prima, ma portato a termine solo da uno dei due indagati. La vittima era sempre la stessa e aveva ricevuto dall'uomo 10.000 euro. In questo caso l'usuraio ne aveva chiesti 25.000 per saldare il debito con un tasso pari al 250%. Il cittadino albanese è stato arrestato e ora si trova ai domiciliari, mentre per l'italiano il GIP ha disposto il divieto di avvicinamento all'imprenditore. Durante le perquisizioni, i finanzieri hanno trovato e sequestrato 30.000 euro in contanti e due orologi di pregio. Ancora cronaca con due arresti per rapina. La Polizia di Stato ha arrestato due 28enni che hanno derubato la scorsa sera intorno alle 18 un passante dopo averlo minacciato con delle armi improvvisate. La vittima, dopo l'accaduto, è scappata cercando rifugio all'interno di un negozio della città ed è stato proprio dal negozio che è partita la chiamata alle forze dell'ordine. Giunti sul posto, gli agenti hanno iniziato a perquisire due uomini e li hanno trovati con un borsello e altre avere personali del passante. Dopo gli accertamenti, i due sono stati quindi arrestati e condotti in carcere. La merce rubata è stata poi riconsegnata alla vittima. In piazza sono tornati questo pomeriggio ancora in Largo Formentone per chiedere un cessate il fuoco in Medio Oriente, ma anche ovviamente in Ucraina. Si continua a scendere in piazza per la pace, ma la guerra continua. Sì, questo è il dato più inquietante e davvero disarmante. C'è bisogno probabilmente di molta più mobilitazione, c'è bisogno che facciamo sentire di più la nostra voce a chi ci governa, c'è bisogno che anche gli organismi internazionali facciano definitivamente la loro parte. C'è qualcosa che non funziona, stiamo continuando ad assistere a degli stermini, delle popolazioni che muoiono, delle persone che muoiono
nell'indifferenza generale. C'è bisogno che l'umanità si ribelli e stia al fianco di queste vittime con tutti gli strumenti. Probabilmente il pacifismo deve allearsi anche con altri soggetti, con altri ambienti, con l'ambiente giovane, con gli ambienti giovani, con gli studenti che stanno manifestando, perché davvero dobbiamo opporci a questo massacro. Lei ha detto però che si continua a scendere in piazza, ma si dice poco due stati e due popoli. Sì, esatto, l'idea dei due stati e due popoli sicuramente è al momento una possibile soluzione, ma la questione è che per arrivare ai due stati e ai due popoli dobbiamo liberare la Cisgiordania dai coloni. E chi lo fa? In che modo? Oggi gli Stati Uniti hanno avanzato una sentenza di denuncia verso queste squadristi che stanno aggredendo i palestinesi per difendere i coloni in Cisgiordania ed è bloccato. Netanyahu ha bloccato anche questo gesto. Non è possibile, non possiamo scendere a compromessi rispetto alle ingiustizie che governano le guerre e anche queste situazioni. C'è bisogno davvero di dare coerenza e anche dare degli strumenti positivi, importanti, per dare anche ai giovani la convinzione che il mondo può cambiare, che le guerre possono essere fermate. Torniamo a parlare dei consigli di quartiere, dei CDQ. Dopo le elezioni del 14 aprile scorso arrivano le prime nomine per i presidenti, i primi 9 sono stati già nominati. Sono stati nominati i presidenti e i vicepresidenti di 9 consigli di quartiere. Nel dettaglio Casazza, San Bartolomeo, Borgo Trento, Sant'Eustacchio, Monpiano, San Rocchino Costalunga, Centro Storico Sud, Prealpino Stocchetta e Folzano possono cominciare il loro lavoro al servizio del territorio. Inoltre, un dato che balza subito all'occhio consultando le nomine è che su 9 presidenti dei CDQ, 6 sono donne. I consigli di quartiere contribuiscono in maniera significativa all'attività dell'amministrazione comunale, portando all'attenzione del Consiglio Comunale e della Giunta problemi concreti ai quali fornire soluzioni, ha detto l'assessore alla partecipazione Walter Mucchetti. Senza la loro collaborazione sarebbe infatti molto più difficile programmare interventi, erogare servizi e promuovere iniziative sul territorio. Ora non resta che procedere alla nomina dei presidenti e dei vicepresidenti nei CDQ rimanenti. Ogni quartiere sarà dotato di una propria mail e di una pagina social per la diffusione delle iniziative proposte. Domenica sarà la giornata ecologica, tanti gli appuntamenti da Bici Blu a Astra Brescia, ma non solo, vediamo. In arrivo la terza edizione di Blu in Bici, la giornata della bici a Brescia. Domenica 12 maggio la città ospiterà un'intera giornata dedicata alle due ruote con l'obiettivo di creare una community forte e stabile e promuovere la cultura della ciclabilità. Una manifestazione che unisce in un momento di festa chi della bici ha fatto una passione e chi invece la utilizza anche solo saltuariamente. Proprio per questo la giornata sarà anche una domenica ecologica. Dalle 9 alle 18 il centro storico sarà chiuso al traffico e Comune di Brescia e Brescia Mobilità offriranno la possibilità di viaggiare su autobus e metro per l'intera giornata con il biglietto unico. I biglietti di zona 1, zona 2 e zona 1 più 2 manterranno il costo abituale, ma potranno eccezionalmente essere utilizzati per tutta la giornata e non solo per il consueto periodo di validità. Il divieto di circolazione sarà grossomodo attivo nella zona compresa all'interno del ring cittadino, ma l'invito della loggia è quello di muoversi in bicicletta o coi mezzi pubblici. Torna anche Willava Castello, pronto per ospitare tantissimi bresciani, come del resto è avvenuto lo scorso anno in Castello, per tutta l'estate, dal 23 maggio all'8 settembre. Sta per arrivare l'estate, anche quest'anno con We Love Castello vivremo una stagione ricca di eventi. Si parte il 23 maggio con Belvedere 030 al Food Truck Village del Bastione di San Faustino, che fino all'8 settembre offrirà un menù originale, accompagnato dall'immancabile e apprezzata selezione di birre artigianali affiancate alle tradizionali bevande. Novità di questa edizione sarà l'utilizzo della fossa viscontea disponibile dopo la fine dei lavori di restauro e ristrutturazione del Grande Miglio, ad accogliere spettacoli e musica. Sarà nello spazio polifunzionale allestito nella fossa che si realizzeranno gli eventi quotidiani, mentre nel main stage del Bastione San Marco si svolgeranno i grandi festival. Sarà quindi un'altra estate di buon cibo, musica, iniziative culturali e sport, e poi ancora cosplay, festa degli studenti, musica indie, DJ set, attività didattiche dedicate ai bambini, laboratori e visite guidate che caratterizzeranno la quinta edizione del Festival del Castello.
Parlando d'estate, insomma, quello che vivremo sarà un weekend quasi estivo, insomma, perlomeno un bel weekend primaverile, però purtroppo poi inizio di settimana prossima tornerà la pioggia. Andiamo per gradi, vediamo 3B meteo. Il tempo andrà migliorando nella giornata di venerdì per il rinforzo di un promontorio di alta pressione che garantirà maggior stabilità e soleggiamento su gran parte della nostra penisola. Possibile ancora un po' di variabilità pomeridiana sull'Appennino meridionale. La tendenza per il weekend vedrà l'affermarsi di questo campo di alta pressione che garantirà dunque tempo in prevalenza stabile e soleggiato, anche se non mancherà qualche nota instabile che potrà iniziare a comparire sulle nostre zone alpine. Infatti le temperature nel corso del weekend aumenteranno per via dell'arrivo di masse d'aria più calde associate all'alta pressione, con massimi anche fin verso i 25-27 gradi nelle zone interne del centro-nord. Però nella prossima settimana è attesa una nuova perturbazione atlantica in avanzamento da ovest che proporrà un nuovo peggioramento del tempo a partire dalle regioni settentrionali, con l'arrivo di altre piogge associate a un calo delle temperature. Per tutti i dettagli però vi rimando al nostro sito o all'app gratuita di 3B Meteo. Pochi secondi di pausa, poi c'è il TG Sport, rimanete con noi. Vuoi vedere le trasferte del Brescia per i prossimi 3 mesi? Vieni negli store Brescia Calcio, acquista un qualsiasi prodotto dello store e ricevi subito 3 mesi di abbonamento Sky. Ti aspettano tutte le partite in trasferta della nostra squadra del cuore. È un'iniziativa Brescia Store di via 10 Giornate 85, via Solferino 51 e all'interno di Obi Elettronica in via Genova 4. Buona serata anche agli amici sportivi. Allora, tra pochissimo la linea che va a diretta stadio, Fabio Pettenò, tutta la squadra per seguire il Brescia, ultima di campionato a Bari, ma anche se il Brescia ormai ha già la testa ai playoff, ovviamente. Maran però ha assicurato, vuole vincere. In primis c'è la voglia di arrivare il più in alto possibile, perché questo regalerebbe un vantaggio enorme per questi playoff. Per cui è ovvio che è di primaria importanza, poi che si possono fare anche delle valutazioni in funzione appunto dei playoff, ma questo non toglie che la squadra possa risentire di questo. Assolutamente. Poi noi oggi lavoriamo di partita in partita, poi è ovvio che in ottica abbiamo qualche diffidato e io devo tenerne conto, perché visto il numero, insomma, di giocatori a disposizione non è elevato, per cui devo stare attento, devo fare quello equilibrista, però questo non toglie il fatto che vogliamo fortemente arrivare il più avanti possibile, cioè non è che vanno in campo dei giocatori che hanno tutta la rosa, ha dato ampie garanzie, ci sono alternati, per cui chi andrà in campo, se si andrà in campo perché si vuole arrivare il più avanti possibile sicuramente. E allora il Brescia scende in campo e ovviamente c'è diretta stadio stasera, tra poco, dopo il telegiornale, con Fabio Pettenò. Sentiamo. Dopo aver azzuffato i playoff è tempo di capire in che posizione giocheremo gli spareggi per arrivare in Serie A. Quando, Valentina? Un'ultima giornata di campionato che ha solo una certezza, ci regalerà grandi emozioni e noi vi aspettiamo quindi venerdì a partire dalle 20 per Bari-Brescia. Vi aspettiamo numerosi. E ovviamente saremo qui a raccontarvelo con la nostra passione, col nostro sentimento a tinte bianco-azzurre. Voi non mancate, fateci sentire il vostro entusiasmo anche da casa, perché abbiamo bisogno di tutti voi per continuare a cullare questo grande sogno chiamato playoff. Forza Brescia! Tra poco allora la linea diretta stadio. Noi abbiamo il tempo anche per parlare di basket, però stasera, perché c'è il coach Magro che ci parla della partita del Pistoia, con Pistoia. Presentiamo la sfida contro Pistoia per i playoff, squadra che avevamo pensato di trovare, o meglio le percentuali e le possibilità di trovare Pistoia anche nell'ultima giornata erano molto alte, e a parte qualche brivido nel finale dopo la nostra partita, alla fine si è verificato quello che era molto più probabile. Abbiamo voglia di iniziare questi playoff, abbiamo fatto un percorso
che ci rende sicuramente felici e soddisfatti per quanto riguarda la regular season. Abbiamo dimostrato di poter mettere in campo una buona pallacanestro sia in attacco che in difesa. Abbiamo dimostrato di saper competere, di tenere la testa della classifica per tante giornate, quindi intanto è sempre bello ricordare che essere qua a fare questa conferenza non è mai scontato, visto che l'anno scorso di questi periodi purtroppo eravamo già in vacanza, visto quello che è successo di Scafati all'ultima giornata. Affrontiamo sicuramente la grande sorpresa del campionato, la grande sorpresa della stagione, Pistoia, che aveva iniziato perdendo 4 partite di fila dopo aver meritatamente vinto la A2, una squadra che è stata costruita in maniera eccellente da San Bugaro e da tutti quelli che hanno, diciamo, partecipato e contribuito alla scelta dei giocatori. Mi fermo qui con questa edizione del nostro telegiornale, non si fermano le notizie, continueranno ad aggiornarsi sul nostro giornale online, livebrescia.tv, sul quale trovate anche la diretta del nostro canale 181 delle digitali terrestre, 181 nelle province di Brescia, Cremona, Lodi e Sondrio. Vi ricordo come sempre che le notizie sono anche sul vostro cellulare, ovviamente, scaricando l'app di Elive, gratuita da Apple Store e da Google Play, e poi sui nostri canali Telegram e WhatsApp e i profili Instagram e Facebook. Ci potete seguire ovviamente anche dal vostro cellulare stasera, quando volete, in totale mobilità, con diretta stadio, per seguire appunto l'ultima partita del Brescia. Noi ci vediamo invece domani, buona serata a tutti.